Nel 2009 un'artista americana espose in una galleria di Pasadena, vicino Clermont, una macchina lunga quasi 2 metri. Stava appoggiata su un tavolo al centro di una grande stanza. Ho trovato qualche fotografia di questa macchina. Assomiglia a un grande apparato digerente ricostruito in plastica e poi disteso su una superficie orizzontale. Tubi arancioni, vasche gialle di transito e una sfera a fine percorso che ricorda, anche se più in grande, le palline con le sorprese che una macchina molto meno complessa ci restituiva da bambini in cambio di una moneta. Noi infilavamo la moneta, a volte in verità lo facevano per noi i nostri nonni, poi giravamo la manopola e quello però lo volevamo fare noi, non accettavamo aiuti da nessuno e subito veniva giù un piccolo uovo di plastica trasparente. Noi lo prendevamo in mano con delicatezza. Avevamo paura di romperlo. Era la prima nascita a cui assistevamo. Era la nostra prima esperienza da levatrici. Allora noi guardavamo l'uovo, spiando la vita che c'era dentro, e poi pieni di gratitudine guardavamo la macchina di fronte a noi, che era gravida di altre palline, tutte simili alla nostra. E quindi invitavamo gli altri a spiare insieme a noi quella specie di incubatrice sferica in cui stava rinchiusa la nostra sorpresa, che era anche la promessa per noi di una vita migliore. E infine, e però lì senza nessuna pietà, rompevamo la pallina di plastica e ci prendevamo il regalo. Ecco, la macchina è esposta nella galleria di Pasadena, vicino a Clermont, in California, era un apparato digerente in plastica lungo quasi 2 metri, il cui percorso culminava con una sfera di plastica trasparente. Solo che dentro non c'erano soldatini, non c'erano dadi colorati, biglietti, adesivi, non c'erano orecchini. Dentro c'era della carta ridotta in brandelli, c'era una polvere di carta che aveva attraversato tutti i condotti della macchina fino a raggiungere l'ultimo atto e cadere lì dentro come una nevicata finale. L'artista americana aveva battezzato quell'oggetto Forgiveness Machine, la macchina del perdono. Il punto di partenza era una scatola con una fessura. L'artista invitava uomini e donne a infilare lì dentro un foglio su cui avrebbero dovuto scrivere il nome della persona o la cosa che avevano intenzione di perdonare. Ciascun visitatore arrivava, trovava carta e penna accanto alla macchina, scriveva e poi inseriva il foglio dentro la macchina. A quel punto lo guardava partire per la sua strada, scivolare lungo i condotti arancioni, transitare dentro le vasche gialle, sminuzzarsi a ogni passaggio di più, fino a ridursi a quella pacificante nevicata finale dentro la sfera di plastica trasparente. Quella macchina serviva, o almeno così era stata concepita, serviva per perdonare le persone i cui nomi venivano fatti a pezzi durante tutto il tragitto. La macchina era gravida di perdono e il perdono era la vita neonata che dentro quell'uovo finale veniva generata per tutti. Quando avevo scoperto dell'esistenza della macchina del perdono, avevo fatto di tutto per mettermi in contatto con l'artista americana. Non saprei dire perché, che cosa mi muovesse. Forse era il desiderio di perdonare. Forse viceversa era quello di essere perdonato. Forse soltanto l'idea che la letteratura fosse essenzialmente quello. Un tritato di parole che generava una pacificante, per quanto illusoria, nuova vita. E così le avevo scritto una lettera. In quei giorni segnavo su dei fogli frasi che avrei voluto infilare dentro la macchina del perdono. Erano fogli identici a quelli che avevo visto nella fotografia scattata nella galleria di Pasadena. Erano strisce di carta rosa della dimensione di una banconota. Ogni banconota ha un nome, oppure un episodio che avrei voluto perdonare. Una fidanzata che mi aveva tradito in vacanza con il mio migliore amico. Un amico che mi aveva chiesto dei soldi e non me li aveva mai restituiti, o un compagno di banco all'elementare.
che mi aveva tagliato con le forbici la tuta da ginnastica, o mio padre, che un giorno mi aveva sbattuto contro il muro e aveva fermato il pugno a pochi centimetri dal viso, o mia madre, che non aveva detto nulla. Su una di quelle banconote rosa avevo segnato anche il nome di un vicino di casa che quando ero piccolo mi aveva bucato il pallone perché non ne poteva più dei miei lanci che gli finivano in casa. E su un'altra, un uomo che un giorno al Luna Park, quando avevo 16 anni, mi aveva preso a schiaffi perché gli avevo detto che mi aveva rubato il cappotto e dopo l'aveva tirato fuori da dentro il bagagliaio della macchina e me l'aveva restituito insieme a un altro paio di schiaffi. Su un'altra banconota avevo scritto il nome di un ragazzo che conoscevo che una sera aveva ucciso una delle persone più care che avevo in un incidente stradale. E io l'avevo saputo sentendo il suo nome alla radio. E poi avevo scritto anche me su uno di quei fogli. E poi però avevo pensato che la macchina forse non l'avrebbe capito e allora avevo scritto il mio nome e il mio cognome in lettere grandi. Per giorni ero andato avanti in quel modo, banconota dopo banconota, accumulando un bottino che poi avrei voluto spedire all'artista americana che aveva inventato la macchina del perdono. Che lo facesse lei per me, per favore, di perdonare. Ma alla lettera che le avevo scritto non avevo avuto risposta. La mia mazzetta di fogli, legati con un elastico, l'avevo lasciata appoggiata sul tavolino all'ingresso. Ogni tanto la sfogliavo, aggiungevo magnanimo qualche foglietto con nomi da perdonare. Una sera, in un momento di rabbia, ne avevo sfilati due, dentro c'erano scritti due nomi con i quali in quel momento ero furioso. E però nel farlo mi ero sentito un po' in colpa e così li avevo lasciati accanto al mazzo del perdono da soli, penitenziali. Dopo qualche tempo poi mi ero stancato e avevo messo il mazzo dentro un cassetto in cui tenevo di tutto, portafogli che non usavo più, orologi cui non avevo mai sostituito la batteria, telefonini rotti, chiavi di serratura nel frattempo cambiate e quindi non ci avevo più pensato. E poi erano passati 2 anni e mi ero dimenticato del tutto dell'artista americana che aveva progettato ed esposto la Forgiveness Machine a Pasadena, vicino Clermont, in California. Nel frattempo avevo cambiato casa, anche se ero andato a vivere a 500 metri da dove stavo prima. Ma nel trasloco, insieme a tante altre cose di cui volevo liberarmi da tempo, avevo gettato via il mazzo del perdono.